Allora, vi racconto. Dovete sapere che io vado matta per i nuggets. Sapete quei bocconcini di pollo che si prendono a McDonald's? E allora ho deciso di farmeli da sola in casa. Non è difficile, vi lascio la ricetta. Allora, ci vogliono 800 g di petto di pollo, e poi ci vuole del pan carré, io ne ho usato 6 fette, più o meno 5-6 fette. Ci vanno 2 uova intere, sale e pepe. Allora, frullate il pan carré, poi frullate il petto di pollo e ecco, aggiungete il pan carré frullato al petto di pollo, e io ho già inserito sia le uova che il sale e il pepe. Poi, siccome dovranno essere impanate con i cornflakes, potreste o tritarli con le mani oppure frullarli, io li ho frullati. Quindi impastate bene 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 tutto il composto. Allora, guardate, 6 fette sono più, di pan carré sono più che sufficienti, però poi vedete voi, l'impasto non deve essere né troppo lento né troppo duro, una via di mezzo, quindi vedete voi se è il caso di aggiungerlo o di mettere quello, insomma deve essere quello la quantità sufficiente. E come vi dicevo, io ci avevo già inserito le 2 uova intere, il sale e il pepe. Ok, allora io ho iniziato a fare le polpettine di nuggets con le mani asciutte, però non ve lo consiglio. Successivamente poi le ho bagnate, voi bagnate le mani e poi lavorate l'impasto, perché è molto molto, come dire, appiccicoso, colloso, quindi non riuscireste a fare bene le polpettine. Oppure potreste fare un'altra cosa, potreste farle con i coppa biscotti, ce li mettete dentro, li appoggiate il coppa biscotto su un piatto, ci inserite all'interno il composto e gli date le forme che preferite. Però vabbè, questa è la cosa più semplice, le fate a mano e con le mani bagnate, sicuramente con le mani bagnate non avrete problemi, vi verranno molto molto bene. Ecco, in questo caso le avevo bagnate le mani. E ecco qui, gli ho dato la forma più o meno del nuggets. Poi, una volta data tutta la forma a tutti i nuggets, li dovete prima buttare nell'uovo sbattuto, anche in questo caso nell'uovo mettete un po' di sale, e poi nel cornflakes. Al contrario di me, se riusciste a mettere i cornflakes in un recipiente rettangolare sarebbe meglio, così lavorate anche più comodamente. Quindi arrivate al termine di tutti i nuggets, a quel punto li friggete. E un consiglio, allora, l'olio deve arrivare a 160 gradi, se non avete un termometro fate con lo stuzzicadente, intorno allo stuzzicadente se vedete che frigge, allora è pronto l'olio. E quindi li fate friggere per un bel po', perché altrimenti dentro rimangono crudi. E poi noi li abbiamo gustati con una mostarda al miele. Voi potreste fare con la salsa barbecue, con il ketchup o la maionese. Buona serata.